Intanto complimenti per la sua relazione. Io non sono un medico, quindi però la domanda è molto più semplice. Sono giornalista. Allora, le voglio chiedere, nel 2003, comunque anche in tempi più recenti, proprio è sorta notizia dello sballo che viene tra gli adolescenti inalando benzina, anche colla. Quindi è un effetto, diciamo, stupefacente. Volevo capire, da un punto di vista proprio clinico, diciamo medico, che tipo di effetti e soprattutto che suggerimenti si possono dare anche in termini formativi sull'effettiva probabilità, ecco, faceva la correlazione tra utilizzo, diciamo, in senso stupefacente, quindi anche attivante, e effettivamente lo sviluppo di patologie, soprattutto in soggetti predisposti, che è Soprattutto qualcosa di ma ematologica. esatto, che va di moda e quindi è preoccupante per il fatto che viene normalizzato a livello, insomma, sociale. Io credo che non sia assolutamente facile rispondere a questo, perché c'è una soggettività, cioè individuale di resistenza di DNA repair, per esempio, quindi è difficile, mentre se tu ti becchi una quota di radiazione di un certo tipo, il risultato è quasi sempre chiaro, tranne rare eccezioni. In questo qui è diverso. Forse un qualcosa in più lo potrebbe dire proprio il professore esperto di linfociti, che qualcosa forse in più può dire in questo senso, anche con un effetto abbastanza rapido di sostanze di questo genere. Sì, bisognerebbe.